Cambia il modo di gestire l'anagrafica. Tutti i vari elementi, come clienti, controparti, avvocati, giudici e tutte le altre anagrafiche inserite all'interno del gestionale, ora saranno raggruppate in un unico posto. Per visualizzarle, basta cliccare su Anagrafiche. Qui si vedranno tutte le anagrafiche inserite all'interno del gestionale. Per crearne una nuova, basta cliccare su Nuova anagrafica. Come si può notare, sono tanti gli elementi da poter inserire per ogni anagrafica nuova. Gli elementi da inserire cambiano in base alla tipologia dell'anagrafica da aggiungere. Cliccando sull'anagrafica si potranno vedere tutti i dettagli, come la lista delle pratiche, la lista dei file inseriti per questa anagrafica, come ad esempio la fotocopia della carta d'identità e qualsiasi altro documento che serve per questo nominativo. In più sarà possibile fatturare direttamente dal quadro anagrafiche. Un'altra differenza sostanziale è la gestione dei soggetti inseriti dentro la pratica. Basterà cliccare su una pratica e poi ci sarà il menu Soggetti. All'interno di questa sezione ci saranno tutti i soggetti della pratica, come ad esempio il responsabile, il cliente, la controparte e qualsiasi altro soggetto faccia parte di questo fascicolo. Per aggiungere un soggetto alla pratica basterà cliccare o su Seleziona utenti, andando a pescare tutti gli utenti inseriti all'interno della distribuzione, oppure su Seleziona anagrafiche. In questo caso si andrà a cercare all'interno delle anagrafiche inserite all'interno del gestionale. All'interno della sezione si potrà vedere anche chi ha un accesso riservato all'interno della pratica. In più, avremo la possibilità di creare un nuovo utente.